Prende la parola il capo del circondario marittimo e comandante del porto di Porto San Giorgio. Va sentitamente ringraziare voi tutti per la vostra prestigiosa presenza che conferisce oggi vari giorni di cerimonia ed è espressione della vicinanza e dell'attenzione verso il corpo delle capitanerie del porto guardia costiera e verso questa autorità marittima. Un cordiale saluto a membri dell'Associazione Nazionale Marina d'Italia, continuo esempio di cura e custodia dei valori e delle tradizioni su cui improntare il nostro agire quotidiano. Saluto il mio predecessore, il comandante Petrunelli, che mi ha accolto con amicizia e con serenità. In questi giorni di passaggio di consegne ho potuto apprezzarne la spiccata professionalità ed il pregio dei risultati raggiunti alla guida di questo ufficio. Grazie Ciro per i tanti suggerimenti profusi e per la risorsa più preziosa che mi hai lasciato, un equipaggio efficiente, professionalmente ben preparato ed affiatato. Ti rivolgo i miei più sinceri auguri per il nuovo incarico a Viareggio e per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni familiari e professionali. Buon vento. Inizia qui, oggi, per me, un percorso nuovo. È con non poca emozione che assumo l'incarico di capo del circondario marittimo e comandante del porto di Porto San Giorgio. In un contesto cittadino, portuale e territoriale, qualificato, affascinante, ricco di storia e fervide tradizioni. Assumere il comando in questa sede prestigiosa mi inorgoglisce e mi stimola a fornire l'incondizionato impegno e la massima attenzione nello svolgimento dei compiti che la legge mi assegna. Non farò mai mancare il mio impegno e contributo alla crescita della realtà portuale, quale volano per lo sviluppo di un territorio che merita ed anela nuove e continue occasioni di rilancio, garantendo allo stesso tempo la sicurezza di chi va per mare, la tutela dell'ambiente marino e costiero e delle risorse ittiche, ricercando ed offrendo la sinergica collaborazione di tutte le istituzioni, delle autorità civili e militari e degli operatori che vivono sul mare e del mare, nel fermo rispetto delle reciproche funzioni ed attribuzioni. A voi, uomini dell'Ufficio Circondariale Marittimo,
meraviglioso per quanto fatto finora, con dedizione e professionalità. Sono certa che continuerai ad assicurare la stessa leale e proficua collaborazione e la generosità nell'agire che ho potuto apprezzare in questi giorni. Un pensiero grato va ai vostri familiari, che quotidianamente condividono con pazienza e partecipazione l'intenso stile di vita che il nostro ruolo al servizio della collettività impone. Consentitemi infine di ringraziare la mia famiglia, in particolar modo il mio compagno Massimo, che mi ha sempre supportato e continuerà a trasfondermi in serenità e tranquillità, e il mio figlio Andrea, che con la sua contagiosa gioia